Ehi la turma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Quest'oggi andremo a fare la nostra battaglia campale definitiva e speriamo questa volta di non morire malissimo. Allora, abbiamo più soldati nella fortezza, abbiamo... No, cavolo, ah sì, vabbè, posso ancora... Tanto devo affrontare, devo far salire di livello la gente. Gli aztechi sono già questi, questo è tutto un dialogo che abbiamo già visto 2 episodi fa. Va bene, va bene. Grazie. Termine evento. Ok, sono apparsi gli aztechi là sotto. Facciamo salire di livello la nostra gente. Allora, io direi che farei salire di livello Nekalli. E gli metterei. E che sono tutte cose da combattimento, queste robe qua. Ah, gli metto il blocco, vai. E poi lo aumenterei di pattuglia, così ce lo mettiamo come secondo pattugliatore. E poi metterei invece come altra, potenzierei i Ruenes e potenzierei anche lei la pattuglia. Cosa possiamo mettere a lei? Allora, attacco furtivo... No, buon paziente, no, correggi sparo, no, costituzione può essere utile. E... 5% di avere un'azione a... Allora, possibilità di colpo critico è aumentata della metà. 10 per punti di resistenza oltre. Schiva. Ok, allora farei quello del... Dov'è che era? Dieci punti di resistenza extra. Vada, e potenzierei la sua pattuglia. Buono. Come attrezzatura come si è messi? Sono tutti... Allora, i Ruenes è 30 di equipaggiamento. Che è il suo massimo, è il suo massimo. Eceverria ha il massimo di equipaggiamento, Quintero ha il massimo di equipaggiamento, Zarraga non c'è, Lopez massimo, Pintado al massimo, Velasquez al massimo, Ortega non c'è in battaglia per cui... Boh. Sono i Ruenes, Eceverria, Quintero... Ah no, quasi quasi metterei 4 corpo a corpo, effettivamente potrebbe essere utile far così. Allora, quindi il nostro Ortega, gli diamo ancora un equipaggiamento. Togliamo un equipaggiamento a Lopez che non prendiamo. Prendiamo solo Pintado e mettiamo Ortega. Proviamo a farlo così. Proviamo a farlo così. Nulla, possiamo farcene ancora di livello 1, ma non lo faremo. E ci proviamo. Vada. Allora, Irvenez, Echeverria, Ortega, Pintado, Quintero e Velasquez. Sono 3 soldati, un esploratore, uno a distanza e il medico. Vai. E abbiamo gli aculei, le lanterne e i cannoni. L'unica cosa è che bisognerà capire dove mettere bene il cannone.
Ah, sì, posso portare 4 cannoni. Fortuna che ne ho fatto uno in più. No, direi che il cannone potrebbe essere messo tipo qua in fondo. Non so quanto spara di distanza, però non vorrei che fosse troppo a portata. Allora. Metterei le aculei qua, visto che non ho più le barricate. Metterei. Ok, posso metterlo qua il cannone al massimo. Metterei il cannone qua indietro. Metterei Pintado per ora qua. Gli altri un po' più sparpagliati. Allora, qua siete meno visibili. Il dottore lo faccio, lo metterò poi laggiù dietro. Possibilmente. Tu sei esploratore, quindi va benissimo anche se sei qua. Tanto ci metti niente ad arrivare là. E la difesa la farei a questo punto, visto che siamo in 4 corpo a corpo. Potrei posizionare 1, 2, 3, 4. Qua ce n'è un altro quadrato, no? Per cui apro. Di qua. No, non posso passare di qua se non da qua. Quindi 1, 2, 3, 4. E bloccano qua. Qua ce n'è soltanto due. L'unica cosa è che bisogna difendersi contro quelli a distanza. Su quelli più lontani butteremo le lanterne e ci proviamo. Il tuo turno. Il mio turno non faccio in realtà niente. Do a lui il se si avvicina a qualcuno. E poi basta perché. No, è di nuovo quella battaglia che va a scatti, non mi piace. Perché va a scatti? No, no, voglio di ricominciarla di nuovo, però. È fastidiosissimo. Però sono 12 comunque. Allora, vediamo se riusciamo a resistere un attimino. Se no, metto in pausa e lo ricomincio. Non ho. Scusatemi, non ho nessunissima voglia di riavviarlo per l'ennesima volta sta battaglia. Però lo faremo, dai. Dai, no, pausa. Ok, back. Allora. Siamo ritornati qua, speriamo che non succeda più quel problema là. In realtà è crashato anche il gioco, per cui. No, ok, adesso non sembra più andare a scatti. Ce l'ho fatto per tornare al menu principale dopo aver interrotto là ed è crashato fortissimo. Ho dovuto killare l'applicazione. 12. Ok, sono solo questi di questo lato qua, quindi di cui dobbiamo occuparci. Non ci sono più quelli che erano dall'altra parte. Mi confondo sempre col fatto che la camera è specchiata. È già una buona cosa, però non è detto che riusciamo a vincerla. Abbiamo di sicuro più possibilità. Speriamo che il cannone e il fatto di avere cioè una persona corpo a corpo in più ci diano questa nuova possibilità, insomma, più, essendo lei di livello più alto dovrebbe fare anche più danno e riceverne di meno. Speriamo. Tu resta così. Intanto non arrivano sto turno, mi sa. No, arrivano il prossimo. Non penso che lui si avvicini abbastanza che gli spari. No. Oh, sarà un video di nuovo lungo, mi sa, perché comunque sono passati 9 minuti. Poi in realtà lo commento, ma voi lo saprete già perché vedete sotto il minutaggio totale. Però inizio a immaginare che sarà comunque un video lungo perché ci ha messo 9 minuti solo per scendere in battaglia. Ed è una battaglia lunga per quanto siano 12, non 18 questo giro.
E ci sono tanti soldati a distanza, quelli sono quelli che mi danno più fastidio perché sono 6 a distanza, 2 sciamani e 4 corpo a corpo. Noi abbiamo diminuito il numero di quelli a distanza, ma anche perché potevano fare ben poco in realtà. Allora, tu riesci a prenderne uno? Sì, 81%. Vai. Ok. E poi spostati dietro. Tipo qua. Allora, il cannone può sparare fin dove? Qua sì, ok. Ah, come range ha quest'area qua. Mi sembra abbastanza buona. E ha una portata molto ampia, ok. Togli questo, non voglio fare casini. Allora, medico, tu mettiti qua dietro perché non vorrei mai che ti cilindrassero per sbaglio. No, pure mettiti qua. Mentre voi due mettetevi, iniziate a disporvi per bloccare. Cioè, no, com'è che ben detto? Allora, no, tu eri qua, tu eri qua, tu eri qua. Non mi piace solo il fatto che ce ne è vicini e quindi possono prendersi il danno quello tutti insieme. Però, si fa quel che si può. Difesa perfetta. Difesa perfetta. Difesa perfetta. Vada. Si ferma o va avanti? No, va avanti, ok. Questo forse ci muore. Eh sì. Ciaone. E l'altro un colpo ed è giù. E non ha fatto danno. Fallito. GG. Tanto quanto Quintero era andato, eh. Quintero. Ah no. Quintero è il nostro esploratore. Sono ancora parecchio indietro. Ci sono tutti i soldati, non stanno correndo più di tanto. Ecco, ce l'ha tutti con Quintero, perché è l'unico che non ha difesa perfetta. Avvelenato, sì, vabbè, ma non è gravissimo. Allora, vai qua. No, scusa. Tu, Irvenes, vai. Tu. Vai. Avanza di 3. Colpisci chi riesce a colpire? Nessuno riesce a colpire questo con 68%. Non è un granché. Provaci. Buono. Lo accetto. Non sprechiamo niente. Fai che curarla. È vero che guarisce solo 6. Ma toglie l'avvelenamento e ogni piccolo HP che possiamo tenerci da parte. Ah no, neanche di 6, di 4. Però gli ha tolto anche l'avvelenamento. Ed è una buona cosa in questo momento. Siete tutti a posto? Lui il difesa perfetta non può più usarlo e quindi boh. Ah, quello si è buttato la palla fumogena addosso, ma aia! Il mio povero sparatino. Sparatino, vabbè. Il problema è che adesso avanzano tutti questi tizi qua. Se se ne buttano abbastanza là vicino, sparo un colpo di cannone. Sì. Sono abbastanza ravvicinati. Un colpo di cannone lo sparo. Potrei anche lanciare una
cosa incendiaria, in realtà. Mancato. Allora, il colpo di cannone. Cavolo, ci sono i miei in mezzo che bloccano. La lanterna fin dove arrivo? Su questa posso arrivarci. Ok. Vediamo un attimo, allora tu spostati leggermente di lato così che il cannone ha visuale. Proviamo qua. Fichissimo, molto molto buono. Strauppi. Ok, splendido tiro. Grande, complimenti. E adesso metterei il difesa perfetta su di loro. Allora, dif vai di difesa perfetta. Tu vai di difesa perfetta. In realtà potevo usare anche la fumogena, eh. Però tanto iniziano ad avere problemi sul... a copertura parziale. Questo no, però c'è il tizio davanti. Allora, aspetta un attimo. Tu spostati un attimo di lato. Tu... Così riesci a pigliarlo? 79, mi basta. Ok, medico, tu riesci per caso a curare il tizio là dietro? Mi sa che non ci arriva in tempo, però. Vai qua. Aia! Beh dai, è buono. Basta con questi cavolo di attacchi ad area, mannaggia la miseria. Ventista. Beh, due sono andati. Grandioso. Allora, col cannone penso di non poter far più. Ma in realtà questo è visibile. Qua no. Però tanto quello adesso ci crea. Allora, vediamo un attimo. Se questo riesco a prenderlo di mira. Per ora no. Allora, facciamo così. Apertura parziale, proviamoci. Yes! Grandioso, mi piace. Allora, medico, chi curi? Vai a curare lui che è meglio, eh? Che deve prendersi le pizze in faccia. Che se cade lo sparacchino qua non è troppo un problema. Allora, vai anche di nuovo indietro. Più che altro è così col cannone probabilmente riusciamo a pigliare questo. Ma bravissimo. Ma bravissimo. 9 rimanenti, ma non so quanti ne rimarranno ancora. Allora tu vai con lo stordisci. Tu vai con lo stordire l'altro, così che danno non ce ne fanno. Tu riesci a colpire... Oh, facciamo che colpisci quell'altro là. E poi tu gli dai un'altra bella sventagliata sulla testa. E direi che così ci sta. Allora, questo è messo male. Questi sono praticamente spacciati. Tanto questo se si sposta mi sa che...
muore di fuoco e fiamme. Poi il buono delle lanterne è che danno la penalità per i tiri a distanza. Aia, è appena detto, penalità per i tiri a distanza. È andata, sì! Sono più 8. Che non sono per niente pochi, eh. Assolutamente, non sono per niente pochi. Allora, medico, vai a curare assolutamente Echeverria. Che qua iniziamo ad avere problemi. Ok, poi vai là dietro. Ora, tu puoi stordire questo, ma non so se ha senso, perché tanto lo tiriamo giù. Irwenet, a te. L'onore. Ah, il cannone posso ancora usarlo? Si sono messi tutti un po' fuori portata. Ma potrei in realtà spostare lui. Allora, Echeverria, fai un passo di lato per piacere. Proviamo il tiro qua. Buono. Due li abbiamo presi. Vai. Vai. Ok, 7 rimanenti di cui tutti a metà vita tranne 2. Ah no, non ho sparato! Cavolo. Cioè, se perdevo per quello, mannaggia per quello sparo che non ho fatto. Ho ancora solo una palla di cannone, purtroppo. Me ne hanno storditi due, mannaggia loro. Vai a curare Irwenes per piacere, perché Irwenes si è messa molto male in questo momento. Ok, è vero che c'ha anche il veleno, ma riusciamo a beccare qualcuno di questi? Devo per forza avanzare, allora facciamo che questo vi conviene che lo tiro giù con quest'altro. A meno che lui non abbia la... No, non ce l'ha il coltellino da lancio. Quindi andiamo qua. Spariamo questo. Ok. Poi tornate indietro. Tu. Vai. Tu. Vai. E abbiamo ancora un cannone, ma ci serve utilizzarlo in questo momento. Direi di no. È bloccato in questo momento. E la lanterna conviene che io la lanci qua. Poi rischio che prenda a fuoco i miei. Aspettiamo. Mancato. Ah, ad area Kaiser. Mannaggia che male. Fortuna i soldati dovrebbero essere ancora soltanto più 2. Oh, Irwene si è di nuovo messa male. Ma porca di una miseria. E qua il fuoco si sta spegnendo. Allora, torna dietro. Allora, tu... No, la facciamo così. Ok, lei la prendi? No.
Però se va qua forse sì. Sì. Cavolo! Porca miseria, non ci voleva. No, che non ci voleva. Mareu. Allora. Là non c'è nessuno. Per cui andiamo su 3. Con 3 su questo. E tu il coltellino ce l'hai non ancora. Tu hai attaccato, tu hai attaccato, tu non ancora. Potresti fare la bomba fumogena. Ok. Palla di cannone. Ce l'ho in mezzo. Se spostassi Rueneth e tirassi qua. Ok, proviamoci. Yes! Una è caduta e l'altro è con così poca vita che è andato. Quanti rimangono? Sul tetto più 3. Rischiamo di caderci male adesso con questi qua, però. Dai. Oh, il cannone è stato indispensabile. Non fosse stato per il cannone, l'avevo sottovalutato. Ma in questo qua. Lui usa quello d'aria che se ne frega, che gliene frega la bomba fumogena lui. Non mi vengono mica a contatto questi. Allora, tu vai a curare lui perché praticamente è andato. Poi vai qua. Tu. Copertura parziale. Da qua vedi qualcosa? Non molto. Prova a spostarti qua. Proviamoci. Nulla. Mi sa che mi ti si ritorce contro adesso sta storia qua. A questo ci arrivo? No, perché c'è la copertura dell'altra. Questa invece sì. Ma è troppo lontano. Vai su questo allora, dai. Se non mi vengono corpo a corpo non mi passano neanche il fuoco teoricamente. Dovrebbe essere vinta questa. Speriamo. Vai! Vai ancora! Hai il danno! Cavolo, Irvenes! Cavolo, Irvenes! Adesso direi che posso anche arretrare un minimo, no? Lei non può spostarsi. Allora no, arretriamo niente. C'è sempre la copertura parziale. Però aspetta, se non ti muovi potresti fare di più o no? Farei solo su quelle distanze. Oh, buono. Dai che è andata. Dai che è andata. Fatemi una difesa perfetta voi che potete. Tipo tu e basta in realtà. Tu, perché tu non puoi fare nulla.
Oh, comunque. Questo save scamming è servito. Non mi tirate giù i rovenes, please. Allora, tu ce l'hai la cura quella potente, sì. Vai di cura potente sui Rueneth. L'hai tirata su, sì, ma non è che l'hai dato così tanta vita. Allora, vediamo se tu riesci. Sì, perché non è più in mezzo al fuoco. Cavolo! E dai però. Allora, arretriamo un minimo, che qua non voglio che mi prendano così dalle fiamme. È rimasto solo lui. GG. Ma è possibile che coso Quintero non abbia mai preso danno in tutto il tempo? Ce l'hai a mira? No, vai qua allora. Vacci. Yes! 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 Com'è andata bene sto giro? Vabbè, save scamming, solo per lo save scamming e per la gente che ci ha dato suggerimenti su internet. Avendo la certezza che la situazione è ormai sotto controllo e che non arriverà un secondo attacco, permetti alle tue truppe di ritirarsi e fai richiamare i servitori perché raccolgano i feriti e li trasportino nella fortezza per fornire loro le cure necessarie. Juan Noriega arriva dal suo fronte per assicurarsi che tutto vada bene. Ho l'adrenalina a mille, proprio come ai vecchi tempi. I nativi qui sono in gran numero, è molto peggio che contro i Taino. Gli Aztechi fanno più paura dei Totonaki, questo bisogna dirlo. Quindi qual è il vostro piano? Avete favorito questa insurrezione e, beh, avete chiaramente attirato l'attenzione degli Aztechi. E adesso? Allora, prima opzione è, voglio aiutare questa gente, li aiuterò a rovesciare l'impero azteco, così porteremo la stabilità in questa regione e getteremo delle solide basi per le relazioni commerciali con la Spagna. I Totonacchi mi aiuteranno a sconfiggere gli Aztechi, quindi quando gli Aztechi non saranno più un problema e con i Totonacchi decimati dalla guerra passeranno all'attacco e conquisteremo. Passeremo attacco e conquisteremo Tenochtitlan per il regno di Spagna. Sinceramente vado dove mi porta la corrente. Ora devo risolvere questo problema e poi vedremo. Allora, farei la prima anche se non è molto. Cioè, più che altro è più l'ultima, però farei la prima, dai. Noriega alza le sopracciglia sorpreso. Un intento davvero nobile in un certo senso, ma posso suggerire un ulteriore servizio da rendere alla corona? Cosa suggerite? Ti metto una mano sulla spalla. Prima voi seguite i Totonacchi a Tenochtitlan per aiutarli a conquistarla. Quindi arrivo io con i miei uomini e insieme ci sbarazziamo dei Totonacchi. A quel punto Tenochtitlan e tutta la sua regione apparterranno alla Spagna. Ci penserò. Se riuscirete a riunire un battaglione completo prima della battaglia, ci incontreremo a Tenochtitlan e discuteremo come procedere. Detto questo, Noriega fa ritorno dalle sue truppe e le conduce all'interno della fortezza. Non voglio fare il doppio giochista, però. Non ho tanta voglia di fare il doppio giochista. Cos'è che c'è adesso? Vai a Tepic Toton. Ma possiamo far salire di livello ancora uno? Vabbè. Adesso ci salutiamo, che sono passati 35 minuti. Io vi ringrazio per aver visto questo episodio, ci vediamo nel prossimo, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti.